per il funzionamento e la manutenzione dei mezzi e i rimanenti per gli oneri relativi alle indennità del personale sono stati finora sostenuti in toto dall'amministrazione della Difesa sui capitoli del bilancio ordinario. Si tratta ovviamente di cifre medie che tengono conto del maggior o minor flusso di migranti legate quindi alle condizioni meteorologiche e al numero di assetti navali aerei che conseguentemente è necessario impiegare di volta in volta. Tale onere, che evidentemente non può essere più sostenuto dal solo Dicastero, nelle more dell'adozione delle iniziative dell'Unione Europea già richieste e sollecitate, non sarà inserito nel decreto legge di proroga delle missioni internazionali per il secondo semestre in corso, ma è incluso nel disegno di legge di assestamento per l'anno 2014, atto Camera numero 2542, con un finanziamento per la difesa di 60 milioni di euro, a copertura delle sole spese di funzionamento sostenute a partire dall'inizio dell'anno e previste per il prossimo periodo estivo. La ringrazio, facoltà di replicare la deputata Laura Ravetto. Sì, io ringrazio il Ministro per la risposta diretta e concreta, però ho alcune osservazioni. Ci chiediamo come questa ipotesi di rifinanziamento si concili da una parte con le dichiarazioni dello stesso Ministro Pinotti il 7 maggio scorso o del Ministro Alfano in più occasioni, dove hanno dichiarato che l'operazione Mare Nostrum è un'operazione a termine e che l'Italia non può sostenere a lungo. D'altro canto, mi permetto anche di segnalare che quando ho avuto modo di incontrare il commissario Malmström è stato riferito che da un certo punto di vista l'Europa sarebbe disponibile a coprire parte dei costi, soprattutto i costi extra sostenuti dall'Italia, ma mi ha dichiarato il commissario non ha ancora ricevuto la checklist da parte del governo italiano per l'indicazione di questi costi. Allora io mi chiedo, prima di emanare provvedimenti che necessariamente graveranno sì sul bilancio della difesa, ma soprattutto sui contribuenti italiani, se non sarebbe il caso di avviare questo percorso con la Commissione. La ringrazio. A questo punto passiamo all'interrogazione numero 3966 del deputato Pagano concernente iniziative per favorire l'utilizzo di misure alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. Il deputato Alessandro Pagano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. Signor Ministro, sappiamo bene che il tema del giorno è la percentuale altissima di tossicodipendenti nelle carceri. E sappiamo bene che il problema del sovraffollamento è uno dei problemi dell'Italia tutta. Eppure, all'interno di tutto questo le soluzioni ci sono. A legislazione vigente, già oggi siamo nelle condizioni di poter risolvere in maniera concreta il problema. Premesso che nessuna persona può essere incarcerata per un problema che è legato a una malattia, che è curabile perché tale è il problema della tossicodipendenza, i percorsi alternativi al carcere ci sono. La legge dice, articolo